Buonasera, il film di stasera è Illusioni perdute, un film francese diretto da Xavier Jeannoli, regista cinquantenne molto noto in patria, che da sempre fa film importanti dal punto di vista della critica, della società, con bravissimi attori. Questo film è tratto da un'opera omonima di Honoré de Balzac, che scrisse quasi 2 secoli fa. Il film di stasera è stato premiato in patria, in Francia, con 7 César, tra cui miglior film, e anche miglior attore protagonista e miglior attore non protagonista ai due giovani interpreti. Infatti, uno degli aspetti più importanti di questo film è l'interpretazione, perché è ricco di tantissimi bravi attori francesi, da Depardieu, dal mostro sacro Depardieu, ai due giovani protagonisti entrambi premiati. Una segnalazione di particolare all'attore e regista, che qua vediamo Xavier Dolan, qui solo interprete nel ruolo di Nathan, che è un giovane regista canadese fra i più famosi, fra i più attesi. Una gioia per gli occhi questa interpretazione, e anche uno spunto di riflessione, perché il romanzo di Honoré de Balzac è attualissimo ed è una critica al giornalismo e anche ai social, potremmo dire. Quindi, ben venga quest'opera e buona visione e buona serata.